Ciao ragazzi, bentornati nel nostro canale dell'Anima dell'Arte e oggi vi faremo vedere un nuovo video molto particolare e spero interessante. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Questo video sarà destinato alla presentazione del nostro portfolio. Il portfolio, che incognita oscura. Tu inizi, ci provi, provi ad ascoltare quello che ti suggerisce il professore, quello che comunque trovi su internet e provi a crearlo in modo molto semplice e immediato. Solo l'esperienza ti insegna che comunque un portfolio è una cosa seria. Cos'è il portfolio? Il portfolio è un documento che dobbiamo praticamente preparare quando conoscere da un gallerista. Quindi è praticamente un documento che racchiude tutto il nostro percorso artistico, il nostro curriculum vitae, il nostro processo creativo, i nostri lavori, in maniera sintetica, chiara, semplice e soprattutto diretta. E quindi noi dobbiamo fare la differenza fra tutti gli altri. Beh, basta, vi lascio al video. Ciao! Ovvero un book che raccoglie tutti i nostri lavori che abbiamo eseguito all'università e non solo. Il portfolio è una cosa veramente personale ed eccezionale da fare. Il mio in particolare l'ho realizzato durante l'università ed è quello ufficiale che ho presentato alla mia tesi di laurea. Lo considero ancora oggi un portfolio molto lungo e faticoso da leggere, poiché è completo in tutte le sue parti. Questo vuol dire che ho descritto per filo e per segno ogni minima parte della collezione che ho portato all'esame del terzo anno. Ognuno però è libero di usare il formato e di inserire tutti gli elementi che preferisce. Questo ovviamente non vale nel caso di un esame bisogna realizzare un portfolio come dice il professore. Al di là dell'esame, però, si può decidere di modificare o meno il proprio portfolio a nostro piacimento. Io in particolare ho scelto questa specie di decorazione da una parte nera e da una parte bordeaux fucsia, color magenta, e perché volevo che le figure fossero inserite come all'interno di una cornice, come se fossero un vero e proprio dipinto, e questo è il senso di tutta questa prima parte del portfolio. Difatti il mio portfolio si divide in due parti, la prima parte in cui ho deciso di inserire tutta la collezione che ho prodotto, il mio progetto del terzo anno di università, invece nella seconda parte del portfolio ho inserito tutti gli elementi che componevano il mio progetto della mia tesi di laurea, come potete vedere. Premessa, io non uso InDesign, quelle cose lì, perché comunque volevo personalizzarlo usandolo in altre maniere. E quindi ho usato il PowerPoint. Ho usato il PowerPoint, l'ho personalizzato come potete vedere in modo appunto serenese. Ci ho inserito ovviamente il titolo portfolio di Serena Gerace, ci ho messo una breve biografia, siate essenziali, ragazzi. Secondo consiglio che vi do, quando scrivete le mostre cercate di essere anche lì sintetici, non raccontate quante quadre avevate messo, come è venuto, scrivete solo che l'avete fatta e dove, giustamente. Un'altra cosa che io ho messo, ad esempio, è dove le mie opere in questo momento alcune sono esposte, quindi ho fatto un elenco di luoghi e poi sono passata alle opere. Come l'ho organizzata la cosa? Innanzitutto ci ho messo ovviamente il titolo dell'opera e anche una descrizione ci ho messo e ho cercato di mettere in alcune opere il cosa dovrebbe comunicare la mia opera, cosa volevo comunicare con queste mie opere. E da lì poi in alcuni ho anche spiegato il progetto che voglio in realtà realizzare e come dovrebbe essere nella realtà. Qua ragazzi è la parte principale, la parte iniziale del mio portfolio. Come potete notare, non ho messo alcun titolo ed è una cosa molto basic. Ho messo appunto il mio nome e il mio cognome con caratteri semplici, nero su bianco, perché appunto le parole.
Quindi vi consiglio di non realizzare scritte, titoli troppo eccentrici. Questa praticamente sarebbe la pagina appena si apre il portafoglio. Io ho dimenticato di lasciare una pagina bianca perché sarebbe più delicato, ecco, lasciarlo. Allora, si lascia in basso a destra i nostri recapiti. Il profilo biografico. Allora, il profilo biografico è praticamente un riassunto di quello che noi scriveremo poi nel curriculum. Quindi questo appunto è il curriculum vitae con tutti i processi che ho realizzato in questi anni, l'istruzione, vari workshop, progetti, pubblicazioni di dipinti in qualche rivista o simili, concorsi che abbiamo vinto, premi che abbiamo vinto. Poi lo statement invece è praticamente la spiegazione di quello che noi facciamo nei nostri dipinti, quindi la nostra poetica in pittura, in scultura, decorazione, quel che è. Ovviamente, come potete notare, è tutto molto breve, perché deve essere di impatto semplice, non possono perdere troppo tempo a leggere quello che facciamo. E qua si parte poi con i dipinti, quindi sul dipinto sulla pagina intera, e poi nella pagina accanto si mette sempre il titolo, l'anno, la tecnica e la dimensione. Questo è quello che io ho fatto, che ho realizzato. I dipinti non possono sempre essere gli stessi. Ad esempio, se io fra 10 anni devo ripresentare un nuovo portfolio, ovviamente ci saranno nuovi dipinti, perché quelli di adesso magari non mi rappresenteranno fra 10 anni. Bisogna sempre mettere dei dipinti che ci rappresentano veramente, quindi si fa una selezione magari di 10-15 dipinti, non più di questi, e questa è alla fine la copertina. Quindi di chiusura, praticamente uguale a quella iniziale, ma più piccola, giusto per dare un continuum di quello che appunto ho realizzato. Anche qui mi sono dimenticata di mettere una pagina bianca finale per correttezza e eleganza, e questo appunto, come vi ho detto, è il lavoro finale. Ah, che bello, abbigliamento, esprime appieno quello che provo, quello che sento. Quindi questa seconda parte del mio portfolio presenta, come dicevo, il mio progetto di tesi, e secondo me appunto è la parte meglio riuscita di tutto il portfolio. È la parte che mi piace di più, la parte su cui sono stata un pochino più libera anche nel presentarla. Generalmente, per quanto riguarda il portfolio, il portfolio di moda, per me è molto importante personalmente la parte tessile, ovvero tutti i campioni di tessuto che possono essere aggiunti al portfolio in diversi modi. Io per esempio ho ritagliato dei riquadri con una forbice per tessuti a zigzag, e poi li ho incollati con del via adesivo sul portfolio. Un altro evento importante è lo shooting fotografico, ovvero le foto che vengono fatte vestiti. Possono essere fatte da voi oppure da un fotografo professionista. Abbiamo tutti quanti dei cellulari abbastanza buoni, che fanno comunque delle buone foto. Quindi, insomma, anche la scelta di come fare la foto è abbastanza personale. L'importante è che si capisca bene come è fatto il capo, che la foto sia chiara, leggibile, che non sia completamente scura, o comunque che si possano leggere anche dei piccoli dettagli, come per esempio una cerniera, dei dettagli un po' particolari. Come portfolio consideravo molto Instagram, ovvero Instagram mi è sempre piaciuto come era impostato, più che altro perché anche a giro, quando incontravo qualcuno che voleva vedere cosa facevo, Instagram era pratico, lo aprivo e sul mio profilo c'erano tutti i miei dipinti, i miei disegni, quindi era una cosa veramente, per me era un portfolio digitale, era una cosa veramente fondamentale, ed è tuttora, perché comunque i social ci possono aiutare anche in questo. Altra cosa molto importante, anche il mio Instagram potrebbe essere un portfolio, diciamo, digitale, perché io ci tengo molto a rappresentare, diciamo, in maniera professionale i miei dipinti.
Quindi è come se fosse appunto un catalogo, diciamo, online di tutti i miei lavori. È quello che dovrebbe essere appunto un profilo professionale di un artista. Questa è sempre online, sempre su internet. Quindi qualsiasi persona può vederlo e magari contattarti per qualsiasi cosa, che sia una commissione, una collaborazione con qualche galleria o acquisto. È veramente vantaggioso avere un portfolio online. Altra cosa, puoi comunque tenere aggiornato chi ti segue con i progetti, i lavori che stai facendo, in modo che comunque le persone siano sempre più curiose, entusiaste e hanno questo piacere di poter condividere con te i tuoi progressi, ecco. E inoltre, altra cosa, ci sono appunto le storie da 24 ore, sia le storie in evidenza, quindi dare la possibilità anche alle persone che comunque di poter rivedere quello che comunque hai realizzato, se tu gli dai modo di farlo, oltre ad avere appunto dei post o dei video in cui appunto metti alcuni dei tuoi lavori finiti e non finiti anche, o dei tuoi progetti, in modo che le persone possano comunque farsi un'idea di chi sei, cosa realizzi, come mai fai quello che fai. Per concludere, il portfolio, come già detto tante volte, è un prodotto estremamente personale e quindi in sostanza deve racchiudere tutto ciò che siamo, ci deve presentare un po' al mondo. Ovviamente si parla del mondo del lavoro, deve racchiudere tutte le nostre caratteristiche, deve racchiudere tutto ciò che sappiamo fare, tutte le nostre skills, tutte le nostre competenze. Quindi ragazzi, spero tanto di esservi stata utile, lo speriamo tutte noi. Lasciate un commento qui sotto se vi interessa saperne di più, se vi interessa un argomento in particolare, quindi lasciateci un commento, un like, condividete questo video perché a noi farà un sacco piacere e ci aiuterete soprattutto tantissimo. Ci vediamo al prossimo video e nel frattempo vi auguro una buona giornata. Ciao!